C'è un posto in Africa in cui la vita si manifesta in tutto il suo splendore. E un antico ordine lega tutte le creature che popolano queste terre. Il Parco Nazionale Kruger è stato una meta obbligatoria durante il mio primo viaggio in Sudafrica, ma non mi sarei mai aspettato di trovare così tanta vita. Questa sì che è un'esperienza adrenalinica. Io non ci credo. Che emozione! La densità di animali che abita in questo parco lo rende uno dei migliori posti al mondo proprio per i safari. Il momento in cui entri è il momento in cui si inizia a vedere la vita. Siamo nel Kruger da neanche 2 chilometri e abbiamo già visto 2 elefanti giganteschi. Molto importante non tagliare mai la strada a degli elefanti, soprattutto se ci sono dei piccoli, come in questo caso qua davanti. Scusi, per l'area picnic, avanti, avanti a destra, la prima o la seconda? La seconda, andiamo. Ci troviamo in una picnic area. Tecnicamente sono gli unici posti in cui si può scendere dal veicolo. Si è totalmente al riparo dagli animali pericolosi? Direi proprio di no, anche a giudicare da quel cartello. Durante la sosta ne ho approfittato per pianificare gli spostamenti di oggi. Obiettivo: collezionare quanti più avvistamenti possibili. Come sempre, siamo alla ricerca dei Big Five: leone, rinoceronte, elefante, bufalo e leopardo, il più difficile da scovare. Prendere strade secondarie ha i suoi pregi e i suoi difetti. Da un lato si è soli, si ha la possibilità veramente di avvistare anche più animali, ma dall'altra avere le macchine ti aiuta, perché ovviamente dove vedi le macchine ferme presti più attenzione, perché sai che c'è qualcosa da vedere. Però chi siamo noi per fare strade asfaltate, dai? Finalmente abbiamo trovato una pozza d'acqua che è una delle più grandi risorse per gli avvistamenti di animali. Allora, siamo al cospetto 6 ippopotami. È l'animale che in Africa fa più vittime ed è molto veloce nonostante la sua mole. Gazzelle, impala, springbok, insomma, questi qua siamo tutti i cerbiatti della savana. Hanno una super vista e un super udito. Quindi in realtà il loro modo migliore per difendersi dai predatori è proprio avere una buona vista pulita, quindi poter vedere se il branco viene o meno attaccato da un leone, per esempio. Difficile dire da cosa si è causato, ma abbiamo appena passato un pezzo di savana che stava andando letteralmente a fuoco. Si può vedere bene anche qua, secondo me. Guarda, a sinistra c'è la parte bruciata e a destra c'è la parte verde. Superato questo tratto, sono ricominciati gli avvistamenti. A netto di una giornata incredibile, ancora nessun felino in vista. Era arrivato il momento di rientrare all'alloggio. Un altro piccolo sogno che si realizza. Avrei sempre voluto dormire in uno di quei lodge della savana. Venite con me. Per farvi capire dove siamo,
blow whistle only in case of emergency, perché qui ci sono tutti gli animali della savana e c'è anche un leopardo. Per la verità è particolarmente timido, però si arrampica sugli alberi, quindi potrebbe esserci. Guardate la vista, cioè vi immaginate dormire qua? Ma venite a vedere il bagno. Ta-da! Al di là della vasca, quello che godo di più in assoluto è questo, venite. Si può fare la doccia all'aperto, io adoro questa cosa, cioè immaginate di farvi una doccia e vedere spuntare il muso di una giraffa. Ma la cosa che mi ha colpito di più sono le pareti, perché sono tende. E dopo questa breve sosta eravamo finalmente pronti per un'attività unica nel suo genere. Walk safari, camminare liberamente nella savana. Questa sì che è un'esperienza adrenalinica e speriamo di... Beh, se ci state vedendo il video vuol dire che siamo sopravvissuti. Incredibile, raga. Cioè, sto camminando da parte delle zebre. Guardala. Donald, la nostra guida, ci ha mostrato le tracce degli animali e spiegato come comportarci in caso di pericolo. Per questo ho voluto fargli una domanda. Did you need to use the rifle? I never use the rifle, okay. Because it's safe. Unless if they start to come close to us. Yes. Okay. To stop them, then I will use the rifle. La guida, a un certo punto, ha osservato degli uccelli che si posano sul dorso dei rinoceronti, dei bufali, e voleva vedere se fossero scesi in picchiata. E adesso stiamo proprio seguendo dove lui ha visto che questi uccelli scendevano. Vediamo se siamo fortunati. Ci sono due bufali. E prima che fosse buio, sono arrivate anche loro. Io non ci credo. Sono a pochi metri da un branco di giraffe. Guarda come ci guarda. Un bel falò caldo è quello che ci vuole per chiudere una giornata incredibile. Ma non credo sia finita qua, perché le nottate d'Africa sono decisamente importanti e belle. Diamo un occhio anche alle stelle. Sei meno un quarto, c'è buio, direzione gate, per provare a beccare gli ultimi felini che sfruttano le ore notturne per cacciare prima di godersi il meritato riposo di diurno. Dai. Guardate qua la biglietteria, pieno di gente che prova a entrare al Kruger all'apertura. Forse c'era da venire qua per le 5 e mezza. Considerate che l'ingresso nel parco sono 25, quindi tanta roba. Ho trovato un sentiero che porta a un lago. Vediamo cosa ci può riservare questo lago. Raga, cioè ci sono un sacco di ippopotami, vedete? Purtroppo però questo spettacolo di parco non attira solo viaggiatori e fotografi al suo interno. Una parentesi per niente bella di questo parco è che, nonostante siamo nel 2023, sussiste ancora il problema dei bracconieri. E la cosa ovviamente è assurda, perché vedere questi animali in libertà ti dà un'emozione incredibile. E pensare che ci siano persone che vengono qua a cacciare in questa riserva è triste. Ma è nient'altro che triste. Il primo tra tutti gli animali a rischio è proprio lui. Questo avvistamento è più raro di quello di un leone e di un leopardo, un rinoceronte. Comunque ne sono rimaste poche centinaia di esemplari al mondo, quindi tanta roba, sembra un dinosauro.
prima del rientro abbiamo segnato tutti gli animali visti in questi giorni. Solitamente viene rilasciato un libricino come questo, dove potete spuntare gli animali che avvistate. Per esempio, io ho appena visto una zebra. Due caselle rimanevano vuote, tuttavia, leone e leopardo. Ci resta infatti solo un'occasione per collezionare gli ultimi due Big Five d'Africa. Fortunatamente questa notte dormiremo dentro al Kruger, in modo da poter fare poi un'attività su cui ho molte aspettative, e lo faremo con i ranger, quindi con occhi belli allenati. Incrociamo le dita. Sono le 5:13. Sunrise Safari. Con questa luce stiamo cercando di far riflettere gli occhi di qualche bestia. Abbiamo visto un branco di bufali attraversare la strada e la guida ci diceva: stanno andando un po' troppo veloci. Un minuto dopo abbiamo visto il leone proprio di fronte a noi che si muoveva, stava andando proprio a cacciare. E sulla strada del ritorno è successo l'inaspettato. Siamo a due passi da un leopardo. Con il sole ormai alto, la savana ci ha fatto un ultimo regalo. Wow! Abbiamo visto tutto. Leone, leopardo, bufalo, elefante, giraffa, zebra, iena, wild dogs. Mi sono dimenticato qualcosa, forse perché abbiamo visto troppa roba. Siamo appena usciti dal Kruger, giornata bella intensa con un finale oggi senza senso. Dopo due giorni e mezzo ormai avevamo perso ogni speranza, a 5 km dall'uscita del gate ci ha regalato una bella sorpresa. Se vuoi vivere queste esperienze di viaggio, trovi tutti i dettagli in descrizione. Iscriviti al canale e metti un bel like.